Buonasera, grazie per essere con noi. Un'oretta dalla cameretta, altra puntata, speriamo divertente, che vi aiuti a dimenticare le grane e i brutti momenti che stiamo passando. Siamo insieme ai vostri amici, che sono i miei amici. Parto da Giulio Rangheri. Ciao Giulio, piacere di rivederti. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Giulio, grazie per essere qui con noi. Rivedo in veste però di inviato speciale. Stasera non facciamo le domandone a lui, sarà lui a farle all'altro nostro ospite. L'ingegner Carlo Luzzi è diventato l'idolo dei nostri appassionati. Carlo, continua a ricevere messaggi, stracomplimenti per la puntata di ieri sera. E possiamo già anticipare, se tu hai voglia di farlo personalmente, che ci rivedremo una delle prossime serate per continuare da dove ci siamo lasciati, giusto? Molto volentieri, certo. Stasera ci siamo permessi di disturbarti perché ieri sera hai raccontato un aneddoto bellissimo di quando ti hanno appeso così nel box dell'ospedale della Yamaha e ti ha appeso un signore che all'epoca correva e che tu hai detto: io non lo so, mi sono trovato lì appeso da Pierfrancesco Chili che mi tirava su, mi diceva di ogni, allora noi non potevamo non mettervi insieme questa sera. Franky, ciao! Ciao! Un'oretta dalla cameretta, come vedi, sono in camera. Io guarda, il lettino si vede lì, spero che si veda, è lì il lettino, e qui è rigorosamente un'oretta dalla cameretta, qua non ci sono finzioni, qua è tutto realtà. Comunque oggi ho parlato con mia moglie, non mi sembrava a me di aver tirato su nessuno. O ero talmente fuori, perché sai, di cadute ne ho fatte tante io in moto, quindi non so. Io di Carlo Fido c'è Eri tutto rosso di rabbia. È uno Allora. dei miei ricordi indelebili del motorsport, questo. Dispiace se è successo, ma sicuramente non ero me stesso. No, allora aspetta, riassumiamo per chi magari non ci avesse seguito ieri sera. Carlo, in che anno era? 2000, 2001? No, 2000 o Era 2001? 2001, 2001. 2001 era, sì. Invitato dal team Maca a Imola, cosa è successo, Carlo? Dunque, allora premettiamo che io ero lì da spettatore, ero lì per vedere com'era l'ambiente ed ero impredicato di cominciare a lavorare con Meregalli nel team Yamaha Supersport l'anno successivo. Loro avevano avuto una stagione molto buona, erano primi in campionato fino a quella gara, credo tipo con 11 punti di vantaggio. E il caso lì era in testa al campionato. Disastro forse al primo giro, al primo o alla prima curva del secondo No, giro, una cosa del genere. penso fosse il secondo giro, la staccata della Villeneuve. Forse sì, forse era il secondo giro. Arriva, insomma, ha un contatto con Magerig, vola per terra e non riparte più, la moto è distrutta e quindi campionato sfumato. Era su di giri, è andato a fare un po' di rimostranze dentro nel box della Suzuki, perché Magerig correva con la Suzuki, nel Team All-Star, dove Sì. c'eri anche tu, Francesco. E niente, poi questa cosa ha avuto degli strascichi a gara finite, perché eravamo in hospitality, lì Yamaha, io avevo solo una mia camicetta che mi avevano dato il giorno prima della Yamaha, è arrivato un manipolo di gente, è venuto fuori abbastanza una scena forte, diciamo. A me sembra che tutto sia partito dal fatto che Paolo, con la sua ira, è successo anche a me con Fogarty, tutto quanto così, abbia inveito contro la ragazza di Magerich. A questo punto è arrivata la voce a Francis Batta e Batta si è alzato su, è andato all'ospedale di Yamaha e penso che abbia anche sbattuto in terra un piatto, abbia fatto qualcosa del genere. Io ero nella mia hospitality, non so se poi ti ho preso cosa, però non, forse Cerca di perché ci siamo trovati fuori dalle due hospitality, perché dopo era diventata una confusione mai vista. Io non so generale, sì, ma perché. no, forse non era già più dentro l'ospitality, forse era fuori. Io so che tu mi hai messo il dito così sotto il naso, no? Forse mi hai anche preso qui per la maglietta C'è sbagliata. e mi hai gridato in faccia: il tuo pilota è una grandissima merda, così. E lo conosco da tempo. E lo Vabbè, conoscevo. però
Bello, però il dito così è brutto, Franky, il dito così non si fa. No, è peggio quell'altro, questo. Questo qui, poi, questo qui non... No, vabbè. No. Dai, ogni volta sembra che sia Mike Tyson, io, con Fogarty, con l'accappatoio. Con... Cosa è successo lì, quell'anno lì? Che anno era? 98? Fogarty? Eh sì, tu correvi con Virginio, no? Con la Ducati di Virginio, giusto? 98. Dove? Assen? Assen, seconda gara e penultima gara del mondiale. Se avessi concluso la gara, ma alla S è stata colpa mia, perché gli ho lasciato lo spazio per entrare. Se avessi concluso la gara così, saremmo andati in Giappone a giocarci il mondiale in quattro piloti. Poi, sai, la fortuna forse aiuta gli audaci. Corser, che poteva vincere il mondiale, che era in testa mondiale, si fece male alla mattina del warm-up dell'ultima gara e si ruppe la milza e quindi non corse. E Corser non corse. Vabbè, era una battuta. E poi dopo... ci siamo in quarantena, non è che siamo così veloci a beccare. Poi sto leggendo i messaggi che scrivono, per cui sono distratto. Poi dopo, insomma, in gara, io nelle prove era successo un casino. Io avevo il secondo tempo al venerdì e Tardossi telefonava a Bologna per farmi togliere la moto perché era sicuro che avrei atterrato Fogarty. Allora, io se l'atterro non in pista, l'atterro fuori, no? Come era successo. Vedi che allora sei il povero Carlo che l'hai preso così e gli hai messo il dito così, vedi allora? Ma la camicetta sbagliata, ti ripeto. Barca, è vero. Sì, nel 2002 sono andato a fare le barche dal terrore che mi hai fatto venire. No! Siamo tornati nel 2003. Questo cosa mi ha rischiato. Vabbè, dici, se dovevo buttarlo giù, lo buttavi giù prima, no, non in gara, non l'avresti mai fatto in gara. Vedevo, come gli ho dato lo scappellotto così a fine gara a Assen, che poi... è successo tutto il resto dietro che non mi è nemmeno piaciuto, il fatto dell'accappatoio in conferenza così, non mi piace quell'immagine e mia figlia tutte le volte va su internet e me la mette, praticamente dopo niente, all'ultima gara venerdì avevo il secondo tempo e quindi potevo metterla giù dura. Quando ho saputo che Tardossi faceva di tutto per chiamare Domenicali, per farmi togliere la moto, perché sennò facevo dei guai, io ho spento tutto. Ho detto, se pensano che io voglio fare del male in pista a una persona, hanno sbagliato tutto. Cioè, se gli do, gli do un cazzotto fuori, perché così a tu per tu si può fare, no? È lecito. È previsto proprio dal regolamento, mi sembra di ricordare. La vita, un cazzotto dove si rischia la vita, non si può scherzare. E questo non l'hanno mai capito. Infatti dopo io sono andato in Suzuki, e loro sono rimasti in Ducati, tutti e due. E poi finalmente, dopo che volevo smettere di correre dopo due gare, perché prendevo un secondo e mezzo e non era il mio mestiere, finalmente alla terza gara ho fatto la pole position e sono ritornato un attimo in me, capito? In quell'Assen lì, quando è successo il casino, Virginio che parte ha fatto? Lui no. Che è uno sempre molto tranquillo. No, parlare di questa situazione perché probabilmente sarei dovuto stare un attimo fermo, hai capito? Dopo la prima reazione, però insomma a freddo capisco di aver sbagliato, ma io ero infuocato e se qualcuno mi ha messo della benzina sul fuoco è logico che si incendia, però non c'è problema, tutto è passato. Ci hanno invitato, sono stato invitato anche qualche anno fa in Inghilterra, io e Fogarty a una cena e praticamente 450 persone quando ci hanno presentato sul palco mi hanno dato i guanti da pugile per scazzottarlo. Giulio, ti mancano questi piloti un po' rissosi, no? E anche in Formula 1 c'erano queste cose qua e adesso non succede più. Non so se avrebbero ancora voglia di giocarsela così. Sono tutte checche adesso, dai. C'hanno i discorsi preparati, ringrazio questo, ringrazio l'altro, ringrazio un cazzo. Cioè, devi essere te stesso, trasmettere...
questo tipo di cosa al pubblico e soprattutto a chi ti è anche a fianco, no? Cioè a me volevano bene perché ero così, cioè finivo la metà delle gare, però fin dove potevo arrivare davo il 110%. Posso immaginare, Giulio? Guarda, io non credo che sia cambiata tantissimo la sostanza. Un'altra scena che vi ricorderete sicuramente. Io non sento più Giulio, non lo sento, ho paura che la sua linea sia abbastanza debole. Lucia, guarda che bello questo messaggio. Ecco, vai, ecco. Giulio, ricomincia però se puoi, perché ti abbiamo perso per 20 secondi. No, dicevo, ricorderete la scena di Piquet che prende Salazar letteralmente a pedate perché lo stacco in prova. E all'epoca, così come nei racconti di Frank, le faccende si regolavano in maniera molto evidente. Adesso credo che i piloti comunque facciano valere le gerarchie tra di loro in modo molto forte, probabilmente lo fanno in altre maniere e un po' più lontano dagli occhi di chi guarda, però credo che sia comunque un ambiente sempre molto gerarchizzato e di grandi conflitti. Sì, Carlo, ti posso dare ragione, però io non sono così. Nel senso, se io devo discutere una cosa non mando avanti un altro. Ultimamente mi è capitato di discutere tante cose con degli avvocati al di fuori delle corse, su proprietà e robe varie. Gli avvocati si meravigliano di come io conduco la difesa, gli avvocati che mi difendono, ok? E questo vuol dire che la spontaneità che io uso per portare avanti le mie difese è molto superiore a quello che sono tutti i loro paragrafini che si creano, leggi che si creano, discorsi che si creano, e dicono: ma tu fai tutto questo da solo? Io nella vita ho sempre difeso me stesso e soprattutto sono sempre stato un libero professionista senza mai un manager, quindi mi sono costruito negli anni tutto quello che doveva essere rispetto nei miei confronti. Quando qualcuno mi mancava di rispetto, non faceva parte dei miei piani, quindi andava messo da una parte, eliminato, ma non eliminato da scartare, e fisicamente lo dovevo eliminare, capito? Fisicamente. Carlo, cosa hai rischiato? Ma vedi che secondo me, Carlo, tu non me la giusta, tu devi averlo insultato, tu devi avergli detto qualcosa di brutto, perché altrimenti lui non ti sarebbe venuto col ditino così a prenderti per la collottola. Aveva solo la camicetta sbagliata. Io forse ero solo scappato fuori. Da grande leone, da leone, certo. Proprio. Aveva tazzato di brutto quando andava. Scusate, ma non mi avete detto, ma Casoli nel casino dell'Hospitality poi le ha prese o le ha date? Cosa ha fatto? No, Casoli non è in grado. Di cosa? Lui sbaccaglia molto, cioè io lo conosco da quando abbiamo iniziato insieme nell'82, 83, abbiamo iniziato insieme, e lui mi diceva sempre, mi ricordo nell'Europeo dell'85, Chili, lavora, che tanto domani vinco io, e io lavoravo sulla moto con mio zio e l'indomani, tam, giù legna che gli davo, no? E lui andava in giro per il paddock a far casino, andava con qualche donnettina, che non fa male, però prima il mestiere, poi dopo andiamo a vedere. Poi il piacere, va bene. Allora vi chiedo solo un momento, fatemi fare una sosta e fatemi salutare anche Filippo Brancato, che è lì nella cucina regia, allestita nella sua casa, ci ospita tutte le sere. Filippo, grazie ancora e un saluto alla Vale. Leggo questo messaggio, che sono talmente tanti, io ho il cuore veramente che leggere i vostri messaggi in questi giorni è una meraviglia. Questo di Beppe mi fa tanto piacere, dice: Bob, sei veramente una potenza, un vulcano sempre in pieno e niente ti ferma, è quasi commovente come ci stai facendo compagnia. Questo duetto Chili Luzzi è superlativo, solo tu potevi organizzarlo. Con affetto, Beppe e tutti gli altri, sono una marea, giuro, pazzesco, veramente una cosa incredibile, vi adoriamo. Torniamo tra un minuto da voi con Frankie Chili, Caro Luzzi e Giulio Rangheri.
finalmente arrivano da Fassina le Fiat Panda Hybrid e le Fiat 500 Hybrid con il nuovo motore Firefly 1000 tre cilindri abbinato ad un propulsore elettrico. 70 cavalli di potenza, risparmi fino al 30% sul consumo di carburante e addio ai blocchi sulla circolazione. Prezzi da 10.900 euro, cosa aspetti? Scopri Panda Hybrid e 500 Hybrid da Fassina. Se amate le moto Triumph, amerete Triumph Sesto San Giovanni, il fantastico centro Pogliani dedicato alle iconiche moto che hanno fatto la storia, intuitive e coinvolgenti, da sempre il sogno di ogni motociclista. Da Triumph Sesto San Giovanni troverai tutta la gamma in esposizione e pronta per un test ride su strada. L'officina è il top per preparazione e competenza. Abbigliamento tecnico e per il tempo libero, borse e una serie infinita di accessori completano il magico mondo Triumph, firmato Pogliani. Triumph Sesto San Giovanni, in Viale Casiraghi 427, sul web pogliani.com. Cari amici, bentrovati, io sono Arianna della Ford Interauto e oggi siamo qui per parlarvi delle nuove promozioni che mette a disposizione Ford Interauto solo per questo mese. Quella che vedete alla mia destra è la Ford EcoSport, allestimento ST-Line, motorizzazione 1000 di cilindrata, 125 cavalli. A 259 euro al mese con anticipo zero e solo da Interauto 7 anni di garanzia for Protect, 3 anni di polizza furto incendio, cristalli, atti vandalici, service pack con 4 anni di manutenzione programmata. Il mio consiglio è quello di affrettarvi e chiamare il numero che trovate qui sotto per fissare un appuntamento e una prova su strada, perché la promozione è valida solo sulle pronte consegne che stanno terminando. Noi siamo qua, vi aspettiamo! Vamag, tecniche di collaudo, presenta la grande novità 2019, l'accettazione dinamica by Vamag, il sistema di ispezione ed accettazione del veicolo One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di 2 minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, consentendo di controllare ogni auto, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. L'accettazione dinamica è disponibile in più configurazioni per adattarsi alla tua azienda. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality Made in Italy. Eccoci qua, ben ritrovati, un'oretta dalla cameretta. Quanti messaggi, ragazzi, qualcuno ve lo leggo subito, gli altri vado a sfrucugliare mentre voi parlate. Alessandro Marcucci dice: Bob, non sono cambiati solo i piloti, è cambiato tutto il mondo dei motori. Prima era tutto molto più spartano e molto più vero. Si ricordano tra l'altro della scritta Fast sul gesso. Davide Maglio mi ricorda che avevi scritto Fast giusto su un gesso, una gamba rotta, non mi ricordo dove te la fossi rotta, però si ricordano di tanti gesti, no? Che sono rimasti, come quando ti sei spogliato. Dov'è la Monza quando sei spogliato e hai tirato tutto? Sei rientrato in mutande Io? Al box? No, dov'è? Sì, dov'è che... No, non Luzzi, chiaramente Luzzi non si spoglia nel box dell'HRC. Al giorno d'oggi mi aspetto di tutto io. No, lui no, dai, io posso farlo. Giulio, noi col fisico Durol possiamo farlo. Carlo no, non può farlo da Marquez, dai. Era un rito, cioè, nel senso, ho cominciato dal 95 a lanciare i guanti, poi dopo ho cominciato a lanciare l'anno dopo guanti e casco, poi guanti, casco e stivali, poi guanti, casco, tutte stivali nel 2000, quando vinsi il gara 1 e feci secondo in gara 2 con Colin Edwards, che aveva il VTR, e praticamente andai ai box con le mutande e il paraschiena.
e mia moglie mi portò una camicia per andare sul podio. Dai, troppo bello, nel senso, non vedo più nessuno fare cose del genere. Sono tutti un po' meccanizzati, dai. Valentino era bravo quando all'inizio manifestava sempre in modo diverso le sue vittorie. Adesso, vabbè, Marquez ci prova con la palla numero 8, così. Però nessuno fa qualcosa di veramente... Che cazzo, dagli qualcosa a sto pubblico, no? Mi sembra di capire qualcosa di genuino, non tanto che ci può stare, anche di scenette, anche cose che le faceva. Quando entravo nel paddock di Monza, col camper, c'erano già i tifosi che aspettavano e mi chiedevano: cosa ci lanci quest'anno alla Sky? Ho detto: fatemi fare la gara prima. Dopo vediamo. Mi metteva, penso che nel 2001 mi ero messo in testa, dicevo: quest'anno organizzo una gru all'Ascari che quando arrivo prende sulla moto e la mette in mezzo al pubblico, poi mi squalificano perché lo so come va a finire. Però cercavo sempre di fare qualcosa di originale che andasse fuori da un meccanismo troppo costruito. Adesso il meccanismo, secondo me, è costruito al massimo, lo show è creato. Sì, come vedi adesso il problema non è se si fa le corse o meno, sono i budget che devono mantenere. A noi interessano le corse, a noi del budget purtroppo interessa il giusto, perché è il loro. Ma è un discorso egoistico forse quello che io faccio, però è un discorso spontaneo. Una volta si facevano le gare anche con più miseria, adesso non si possono fare per un motivo. Però la prima preoccupazione che hanno è quella che gli sponsor possono non più pagare tutto quello che è questo sistema. Quindi tutto quello che è creato adesso al mondo è creato dietro il vil denaro. Sono nato dal niente, ok? Se torno nel niente, io me la cavo. Ci sono parecchie persone che si suicidano perché non sanno che cos'è il niente. Quindi è un questa crisi deve essere anche una crisi costruttiva a livello mentale. Questo grosso problema che stiamo vivendo è una cosa che deve farci cambiare, farci pensare, che non dipendiamo tutti da una situazione che poi in un attimo non abbiamo più niente. Tu puoi avere tutto il denaro del mondo, purtroppo per una banale malattia che è diventata una malattia importante, lasci tutta la compagnia, quindi come del resto distruggi tutto quanto, distruggi lo sport, distruggi l'economia. Quindi dobbiamo interrogarci e essere più rispettosi uno con l'altro, come è sempre stata la mia vita. I miei amici me l'hanno sempre detto questo: te non sei cambiato quando hai cominciato a essere qualcuno nel mondo. No, ho detto no, io condividevo con voi quello che facevo. Pensa al merchandising che io facevo, che poi è nato tutto tramite loro. Tutto quello che si prendeva dal merchandising, chiamate la finanza adesso, io lo davo a loro, e lo davo a loro perché gli pagavo le spese delle trasferte, le cene, poi portavo 30 persone in vacanza a Sharm el Sheikh, in montagna tra Natale e l'ultimo dell'anno, sempre questo gruppo, dei soldi non ne doveva rimanere, quindi facevamo che in maniera di spenderli tutti, così eravamo, perché il primo anno si divisero quello che era rimasto in 4 coppie, e dissi: no, questo non è lo spirito, col ditino glielo dissi. E allora ho detto: non è lo spirito che io ci metto la faccia, però tutto quello che facciamo insieme deve andare suddiviso per tutto quello che è il nostro gruppo, comprare cose della nostra società. Tu pensa, al sabato e la domenica ci trovavamo a piegare gli indumenti, a piegare le magliette e imbustarle. Pensa come eravamo, cioè proprio questo è quello che mi piace nella vita, capito? Non che faccio fare 6.000 magliette e no, te le imbusti te, perché no, tutta la compagnia lì
a fare quello che c'era da fare, a imbustarle, a mettere un adesivo diverso ogni taglia, perché così riconoscevi la maglietta, che taglia era, e questo per me era bellissimo. Però vedi, questa è una cosa che è rimasta. Quello che stanno creando adesso non ha scampo. In un attimo, adesso ho seguito qualche trasmissione da parte anche del Presidente del Consiglio, e dice che insomma dovremo ritrovare una dimensione, e questo ci deve aiutare ad affrontare in futuro senza più essere tutti aggressivi in una maniera erronea, per ritrovare un attimo quello che è il bilancio della vita. Scusa, hai nominato Presidente del Consiglio, io dico solo una roba, io sono apolitico, per me può essere giallo, verde, blu, non me ne frega un cazzo, giuro, però che ci fosse una volta uno a comandarci che avesse avuto un'azienda da mandare avanti, perché questo qua secondo me, cioè l'ultima roba che mi può dire è come devo fare a gestire la mia azienda, che andasse a prendersene una e se la facesse. Poi ripeto, può essere giallo, verde, blu, non mi interessa, ma che ci fosse uno che nella vita ha mandato avanti un'azienda, e non male che me l'avesse mandato avanti, perché qui non c'è mai uno che ha lavorato come dico io posso essere uno di quelli. Perché io sono sempre stato libero professionista da quando, come te penso, quando... Libero professionista prima di nascere io, da sempre. Mio papà ha sempre lavorato come venditore. Ma per carità, ma che questo mi dica che dobbiamo... No, quello non ci sto, scusa Franky, mi sono... Perché poi il ditino parto anche io col ditino dopo. L'altro dito. Questo qui. No, ma quello che volevo dire è perché ho seguito lui stasera, ma può essere un altro, chiunque altro di quelli che ci rappresentano oggi. Però fanno i discorsi, ma non sono stati in grado di cambiare. Guarda, se cominciamo a parlare di politica, tiro fuori. No, era scusa, mi avevi detto, devo assolutamente. Scusa, mi è partito l'embolo, ma non dovevo. Giulio, Carlo, aspetta, col ditino. No, dovevano pensarci prima. Giulio, troviamo Giulio, troviamo le moto. Carlo, vai. Allora, volevo fare una domanda a Carlo, sempre tornando a proposito di piloti, non so come dire, che fanno fatica a stare inquadrati dove dovrebbero essere. Crutchlow per HRC, è più una risorsa o più un problema? Cioè, lui le cose le dice chiare e tonde. La gestione di tutto questo, Carlo come vede che è percepita dai giapponesi? Ah, forse questo dovresti chiedergli ai giapponesi come la percepiscono. Non è vero. Guarda, il tuo compagno di squadra, ad esempio, facciamo un esempio, la persona che fa il mio stesso lavoro dall'altra parte del garage, io spesso la vedo alle 7 del mattino e poi la rivedo alle 8 di sera. Cioè, fai veramente fatica ad avere una visione trasversale di quello che fanno gli altri, perché non hai tempo, semplicemente. Era molto meglio per questo tipo di cose, era molto meglio 10 anni fa, 15 anni fa. Adesso il livello è cambiato tantissimo. Io mi ricordo che nel 2007 io dividevo la stanza con la camera d'albergo col Matteo Flamini, era l'elettronico di Valentino quando eravamo alla Yamaha, e è tutto un altro tipo di rapporto rispetto a quello che c'è adesso. Anche perché, come mi diceva lui ogni tanto, dormo più tempo con te che con mia moglie, quindi che era vero. Ecco, quello a me non piaceva, cioè preferivo dormire con mia moglie. mi scrive un il nostro fedele ascoltatore Nicola, siete tutti cari, ormai abbiamo questa community meravigliosa, dice che Franky è una persona che a fine giornata spende mezz'ora con due normali appassionati in arrivo al suo bagno, il bagno in realtà è bagno Romina, quelli di tua moglie, dopo aver lasciato il paddock della MotoGP di Misano per essere schifati dal livello di idiozia raggiunto all'interno. Ricordo che tu dicesti di aver incontrato un giornalista con il nome che mi assomiglia,
cui nome Nicola, non so Nicola, adesso vediamo, cerchiamo di capire chi potrebbe essere, questo giornalista dopo averti chiamato ti aveva detto non ci riconosce più nessuno qui in mezzo alla gente mentre sono qua a guardare le prove, no? Segno di un mondo che è cambiato, Frankie, perché tu eri lo stesso che faceva impazzire le folle a Monza, a Misano, no? E dove andavi a correre a Imola, in tutto il mondo, poi invece la realtà è un mondo che cambia. Sei visto, Franco, io mi sono tolto con proprio l'ho capita, cioè io ho avuto la fortuna sfortuna di rimanere a piedi nel 94 a 30 anni per una situazione che il team fece bancarotta, no? E andò in bancarotta e quindi quando ho dovuto smettere a 42, perché avevo problemi fisici e tutto quanto, avevo già provato il distacco del 94 da quello che era la mia carriera motociclistica. E sono stato più male nel 94 che nel 2006, alla fine del 2006, quando ho dovuto abbandonare. Poi ho provato a rimanere nell'ambiente e a cercare di fare qualcosa. Mi sono accorto che non avevo più le stesse risposte a livello emozionale, a livello e anche quello che cercavo di insegnare ai ragazzi giovani, mi sembrava di parlare con delle persone che ne sapevano già più di me. Allora ho detto, io non sono un imbecille, anzi, aspetta un attimo, mi levo proprio da questo mondo perché ho tante altre cose da fare. Se fossi rimasto nel mondo e fossi stato un usato, non farebbe parte di quello che è il mio carattere, che come tu sai anche in spiaggia mi ritengo un protagonista. Allora non do un valore al protagonismo economico, ma do un valore di riuscire a far bene tutto quello che fai nella tua vita, e questa deve essere la risposta. E molti non la pensano così, ma poi vedi torniamo a quello che ho detto poco fa con un discorso attuale: uno che sa ricostruirsi in un attimo non ha paura di venirne fuori. Invece quello che fanno oggi, costruiscono tante persone su un piedistallo che non esiste, poi crollano e non ci sono più. Io non ho paura, cioè io tutto quello che faccio nella mia vita lo faccio spontaneamente e divertendomi, col massimo impegno. Non è perché sono stato non voglio dire un campione di moto, ma uno che con le moto si è divertito e ha fatto divertire. Questo non deve incidere su quello che è la mia vita nella spiaggia o negli appartamenti che affitto o che cosa. Quello è un altro lavoro, io devo riuscire anche in quello. Il mio lavoro che ho avuto fino a 42 anni è finito. È finito. Adesso guardo le gare ogni tanto, così le guardo, poi mi dicono: no, te cosa ne pensi? Boh, non ci ho capito niente anch'io. Va bene, dopo voglio che ci racconti l'aneddoto del vecchietto in farmacia, perché è spettacolare, ce lo dici dopo. Però una risposta invece a Clyde, Carlo Giulio, che dice: ma secondo me non ci sono più piloti personaggi come potevano essere Senna, chiaramente, per citarne uno, come forse è stato Valentino, evidentemente lo è ancora, però insomma con quel carisma fino a qualche anno fa più intenso. Io non sono così d'accordo, però voglio sentire il parere di Giulio e di Carlo. Ma guarda, secondo me c'è un problema alla base. Cioè, i piloti adesso sono piloti a 6 anni, crescono dalla più tenera età per fare quello, crescono tutti assieme, stavo per dire in batteria, diventa difficile a quel punto per chi non ha una personalità proprio straripante come magari Marquez venire fuori. I piloti, una volta, quando parliamo insomma di gente che ha lasciato un segno da quel punto di vista, iniziavano a correre a 20 anni, quando adesso non dico che sei vecchio, ma quasi. Quindi avevi un'esperienza di vita tua, persona formata, e arrivavi con un certo impatto sul sistema. Adesso questa cosa non succede più, il sistema ti forgia e ti forma ancora prima che tu te ne accorga.
Ok, però Giulio, come me, ha vissuto il paddock del MotoGP, beh, io sono stato segato molto prima, però Carlo, ricordo che per l'esperienza vissuta nel paddock di sera tardi, tu come sai io stavo in un camper, per cui riuscivo a vivere un po' più il paddock anche, anche di sera rispetto agli altri colleghi che dovevano rientrare negli alberghi, e devo dire che invece di piloti personaggi ne ho visti molti, cioè evidentemente quando si spegnevano i riflettori, quando non c'era più il clamore, no? Le luci della ribalta, venivano fuori quei personaggi che secondo me fossero stati insieme a Frankie, insieme a Gasolio, insieme a Magherig, a Fogarty e via dicendo, sarebbero stati esattamente uguali a loro. Io credo che non manchi tanto quel tipo di personaggio, perché in quei momenti io li vedevo, vedevo Redding correre con le motorette, faceva la gara nella pista di kart e Mugello con un altro pilota della 125, cioè vedevi delle robe e dici cavoli, ma questi qua sono veramente fuori di testa nel senso buono, no? Non so se sei d'accordo, Carlo. Ma guarda, secondo me la differenza più grossa che ho notato io nel corso di tutti questi anni, e Frankie ancora di più perché ha cominciato prima di me, è che mentre grosso modo le persone che ci sono nel garage, all'interno del garage, il gruppo di lavoro sostanzialmente negli ultimi 20 anni non è cambiato come struttura più di tanto, se tu guardi dietro nel paddock, una volta c'era il tuo camion della tua squadra che aveva dentro le moto, il materiale, tutto, una tenda che era l'hospitality e finiva lì. C'erano i camper, c'era spazio per mettere i camper dei piloti. Adesso cosa succede? Adesso c'è l'organizzazione all'interno del paddock, è enorme, è quasi sproporzionata come dimensioni, come numero di persone che lavorano da quella parte lì rispetto a, quella de- a quelli che sono nel garage. Quindi hai un sacco di gente che si occupa di comunicazione, gli addetti stampa, hai una copertura televisiva totale, anche spesso, forse magari anche un po' invasiva. Quindi cosa succede? Ci sono dei comportamenti molto più ritenuti, perché un po' perché la squadra ti impone certe cose. Quando fai l'intervista hai magari sempre di fianco l'addetto stampa che ascolta quello che dici. Poi anche quello, come quello che dicevi prima Frankie, tu, che tutto quello che facevate avevate un alterco e la sistemavate tra di voi. Adesso è impossibile, perché adesso c'è subito, si sparge immediatamente la notizia, scrivono un sacco di articoli nei social, ognuno comincia a dire quello che pensa, cioè anche se tu e un altro magari dopo 2 giorni sareste tornati d'accordo perché era l'equilibrio normale delle cose, al giorno d'oggi si creano dei meccanismi che un piccolo diverbio diventa una cosa enorme, perché fa notizia, perché spesso lo sport, questo sport è diventato sempre più popolare per le masse, ma quindi diventando più popolare per le masse vuol dire anche che la gente a cui piace il fatto strettamente tecnico delle moto, che una volta era il gruppo forte di quelli che guardavano le gare, questo nucleo si è diluito molto, sì. Perché c'è gente a cui piace sapere molto di più magari dei gossip o di queste cose che sono collaterali, però fanno audience, e allora, quindi molti si buttano su queste cose. Ti do completamente ragione, e quasi in tutto quello che hai detto hai dimenticato una cosa, che quasi passi in secondo grado quello che tu fai, quando invece tu fai parte di quelli che contano, hai capito? E questo fa schifo. Per quanto riguarda tutto quello che, mi dispiace, stasera stiamo facendo una trasmissione in social network, no? Però non tutti possono permettersi di criticare sul social network, dovrebbero avere una licenza per poterlo fare, perché la mamma dell'imbecille è sempre incinta. Quindi siamo dovuti passare a un mondo dove dobbiamo sopportare anche insulti da parte di persone che non sanno nemmeno quello che noi facciamo, o considerazioni. E questo voglio chiuderla lì, perché io, come sapete, non sono un social network. Stasera per parlare con voi
Loretta dalla cameretta è un'eccezione, dai, è un'eccezione Loretta dalla cameretta. Ho litato mia figlia perché io non so niente. Ti vedo lì con la copertina tirata sulla pancia, ti vedo lì che sei, sei vedo. Allora dopo quando torniamo, aspetta, fammi fare un break, aspetta con quel dito lì, fammi fare una pubblicità, quando torniamo mi racconti del vecchietto in farmacia perché è uno spettacolo. Dopo te lo volevo rispondere solo a Giulio, che praticamente i bambini di 6 anni che sono professionisti, che vanno, si scannano così, allora primo pochi ne vengono fuori e secondo non corrono per una propria volontà, sono i genitori che li spingono su quella via. Perché? Perché il business nel mondo del motociclismo, come nel mondo del calcio, è lievitato a fuor di misura, quindi un genitore tende a indirizzare il figlio dove un domani potrà andare a star bene. Molti si rovinano, molti si rovinano. Io ho avuto mio figlio che ci ha provato, gli ho dovuto dire: senti, guarda, c'è tante altre cose da fare nella vita, sei un bravo ragazzo, non stare a perderti qua, non mi devi dimostrare niente, non tutti siamo precisi nella vita, tu sarai meglio di me in tante altre cose, questo ci sono riuscito io, tu riesci in qualcos'altro. È ritornato all'università, ha degli splendidi voti e quindi vedi, nella vita bisogna essere anche un attimo... capire un attimo i momenti. Io sono un dispiacere, guarda, se ci fosse stato quell'alterco tra Marquez che andava nei box di Yamaha per chiedere scusa a Valentino, cos'era, Termas de Riondo 2 anni fa, giusto, vado sì. Io scolle date sono... ma pensa se in quel box invece di Uccio ci fossi stato tu che veniva, pensa che bello che sarebbe il dito lì, ma io immagino il dito dove, cosa facevi con quel dito lì, dove glielo mettevi, se si spegne la luce è un casino. Uccio, vedi, ma abbiamo già dato la risposta, insomma, se gli Uccio comandano, insomma, abbiamo già dato la risposta di come è questo mondo qua. Però sarebbe stato molto più bello che Uccio che dice a Marquez che non deve comportarsi così, cioè. Io pensavo se fossi stato tu al posto di Marquez a entrare, Uccio t'avesse... no, scusa, quello era il bello, voglio vedere io se ti cacciava, capito? No, Uccio era già da una parte. Tanto, quello, volevo capire quello. Torniamo subito, tra un minuto. Da Hyundai Fassina è finalmente arrivata la nuova i10. Vieni a scoprire le sue fantastiche motorizzazioni. È la piccola più accessoriata del mercato e approfitta dell'offerta lancio rate da 99 euro al mese. Da Fassina, in via Rona 15, in via Grassi 98 a Milano. Air Action Vigorsol. Keep it fresh. Scopri la nuova Limited Edition. Puoi vincere 3 mesi di Spotify Premium ogni 15 minuti. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. Carburatori Bergamo da sempre investe nella tecnologia e la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza MAA, i più sofisticati del mercato. Se vuoi ottenere il massimo dalla tua auto, migliori prestazioni, minori consumi, ottimizzazione della centralina, non pensarci un secondo in più. Chiama il numero in sovraimpressione o visita il sito carburatoribergamo.it. Da Svezia Car sono disponibili le ultime Volvo XC40 spettacolare SUV compatto in pronta consegna con motori benzina e diesel che sono anche immatricolabili autocarro N1 sia con cambio manuale che automatico nelle colorazioni più belle e in tutti gli allestimenti. Vola da Svezia Car prima che le ultime XC40 finiscano. Svezia Car è in via Kulishov 6 a Milano. Libera la tua Desmo emozione da Ducati Monza, Monster, Diavel, Hypermotard Multistrada, Street Fighter, Panigale e la nuova nata di casa Ducati, la mitica Scrambler in tutte le sue versioni e personalizzazioni. Da Ducati Monza trovi anche una vasta gamma di accessori e abbigliamento e finanziamenti personalizzati. Per la manutenzione affidati allo staff di Ducati Monza, il miglior modo per prendersi cura della tua compagna di avventure. Libera la tua voglia di due ruote. Scegli Ducati da Ducati Monza. Just let
eclipsa le erbe dalla natura. Respira Golia. Da Chimoto, promozione su Piaggio MP3 con tasso zero fino a 30 mesi e in più, a scelta del cliente, bauletto e parabrezza omaggio per un valore di 436 euro oppure supervalutazione dell'usato di 500 euro. Approfitta della promozione di questo mese. Da Chimoto gli MP3 sono sempre in pronta consegna. Ti aspettiamo! Buonasera amici, ben ritrovati a un'oretta dalla cameretta con Frankie Chili, Ingegner Carlo Luzzi, Giulio Rangheri. Allora, quanti messaggi, quanti temi anche interessanti e particolari dei quali vogliono parlare i nostri amici con voi ragazzi. Uno di questi riguarda le super sportive, le moto di serie super sportive. Vi chiedono, magari ci andiamo dopo, racconto la farmacia, cosa bisogna fare per far tornare la gente sulle moto di serie super sportive, perché sono state sempre più in crisi negli ultimi anni. È dovuto che cosa? Non lo so, se ai controlli, il traffico, le multe, non ne ho assolutamente idea, però è un bel tema. Poi vi chiedono qualcosa, Carlo e Franky, sulle trasferte, qualche racconto di donne trasferte, però non so, secondo me vi metto in qualche bega, perché tu, Franky, sei già sbiancato che tua moglie è qui dietro, praticamente è lì. Carlo, tua moglie è lì di fianco, per cui... Ma visto qua è andata subito via. Non vuole... via, perché puoi parlarne, per cui ne puoi parlare, di donne trasferte. Aspetta, no, anche Giulio chiedono. Giulio, anche il giornalista, mi dicono. Scusa, c'è scritto qua, giuro. Non sto barando. Il giornalista e l'ingegnere. Ragazzi, dovete aprirvi, perché qui Televisione Verità non si può scappare, eh? Bisogna tirarle fuori ste robe. No, io dal canto mio, da quando ho conosciuto mia moglie, sono sempre stato molto regolare. Poi è logico che a quei tempi, non so adesso, è logico che facevi uno sport dove piaceva magari il fatto che si potessero mettere in luce anche queste ragazzine e si venivano a proporre con più facilità. Stava nella tua intelligenza fare delle valutazioni se o se. Quindi io diciamo che sono sempre stato uno abbastanza regolare in questo campo e a differenza invece di certi altri elementi, tipo quello che parlavamo prima, il ditino. Sai come funziona qua? Che ogni giorno dobbiamo aggiungere una casella, perché ieri Luzzi ha nominato te che lo volevi picchiare, tu adesso parli di Casoli con le donne, domani in quella casella vuota lì, adesso ne facciamo un'altra, ci sarà dentro Casolio, che dirà no, perché Franky tu hai detto Casolio, c'è tutto da perdere in quello che deve parlare. È meglio che non si presenta. Va bene. E invece sul tema super sportive, ragazzi, Giulio, Carlo, è un tema interessante, cioè, merita una riflessione. Anche perché le super sportive di adesso, correggetemi, non sono più quelle super sportive di 10-15 anni fa, veramente molto, molto selvagge. Abbiamo parlato ieri con Carlo Luzzi del tema elettronica. Adesso l'elettronica nel prodotto di serie, anche per gli smanettoni, è un qualcosa che aiuta e parecchio. Per cui adesso moto con grandissime prestazioni, molto più facili, molto più utilizzabili, però segmento abbastanza in crisi. Secondo me purtroppo se continuo, Carlo, scusami, dicevo il problema è riconducibile a mio parere all'età media del motociclista attuale, cioè io sono stato sempre uno attiratissimo dalle super sportive, ho passato i 50, se provo a incastrarmi in una qualche RRR di quelle belle, sono un po' un pesce fuor d'acqua. Probabilmente la gran parte dei motociclisti ha avuto lo stesso percorso, cioè è proprio anagraficamente invecchiata. I ragazzi adesso sembra si stiano un po' riavvicinando, questo potrebbe far nascere di nuovo un interesse per le super sportive. È vero che quelle di adesso sono velocissime, ma non è che un GSXR, 1100 dell'86 andasse piano, quindi non ne farei un discorso di prestazioni, sono moto splendide e il problema è che manca un po' chi le usa adesso, proprio manca fisicamente.
Non ne farei neanche, scusatemi, una questione di prezzo, perché qualcuno dice, Bob, costano un miliardo. In realtà non è che una volta costassero poco, no? Non è che una volta fossero a buon mercato, Carlo. Ma poi anche se tu consideri adesso, cioè il livello di questo tipo di moto è molto alto da parecchi anni, tu spendendo una cifra ragionevolissima compri una moto che non è di quest'anno, è di 3-4 anni fa, ma è una belva. Che sia una Honda, una Suzuki, una Yamaha, una Kawasaki, sono tutte incredibili. Secondo me il fatto è un po', come dice Giulio, sì, che quelli a cui piacevano le moto sportive siamo sempre noi, però sono passati 20 anni, e quindi oltretutto la moto sportiva di 20 anni fa era un po' più comoda di quella di adesso, perché adesso la sella è la testa del manubrio, quindi è proprio da corsa. Poi mettici il fatto che la coscienza stradale è aumentata, volente o nolente, perché c'è un autovelox ogni angolo, quindi non puoi esimerti dal rispetto dei limiti. Le infrastrutture sono sempre peggio, le strade sono sempre più piene di buche, sono sempre più rovinate, e poi non è il sogno dei giovani. Giorno d'oggi, se tu regali 1000 euro a un ragazzino di 14 anni, non andrà a comprare uno scooter, andrà a comprarsi un telefono. Esatto. Quindi siamo un po' no, una specie di distinzione, temo. È cambiata la cultura, secondo me. Avete azzeccato tutti e due, chi in una fase, chi nell'altra, esattamente. Manca solo il discorso, anche secondo me, di crisi economica che abbiamo imboccato da 20 anni a questa parte, e questo ha portato un meno interesse. Come dici, la tecnologia è andata avanti in altre cose, telefoni, computer, robe varie, e soprattutto anche chi va a vedere la corsa non so se sia appassionato di moto o appassionato della manifestazione. La manifestazione in sé per sé deve essere un fare il tifo per una determinata o per un'altra persona, perché riveste e si sente rappresentato da questa, ma non gliene può fregare di meno di avere la stessa moto. Purtroppo sì, purtroppo è così. Allora, Franky, è il momento di raccontarci l'aneddoto del vecchietto in farmacia, perché poi nell'ultimo blocco ognuno di noi ti farà una domanda sui tuoi avversari, sui grandi avversari con i quali ti sei confrontato, e poi verso mezzanotte e mezza ti facciamo andare, che so che passano con la minestrina e la patata schiacciata, ti passano a rimboccare le coperte, per cui dopo ti lasciamo andare. Bravo. Però dici la storia di oggi del vecchietto in farmacia. È stato formidabile, dopo tanti giorni che non uscivo, oggi ho detto dai, vado in farmacia a comprare un po' le pastiglie che mi servono per un po' i miei acciacchi, e è toccato a me, si entrava massimo 4 persone, a un certo punto si libera una corsia a fianco a me, c'era un signore in fondo, dico guardi, è libera la cassa a fianco. Va, si appresta e dice vorrei un Buscopan. E intanto, questo con tutta mascherina, intanto si era presentato allo sportello e non a un metro dallo sportello, e la signora, subito la dottoressa gli ha detto stia pur di là dalla riga. Poi praticamente gli dà il Buscopan, gli dice sono 9 euro e tot, questo prende fuori il portafoglio, si sgancia la mascherina, si lecca il dito e prende fuori il dito. Allora la dottoressa non l'ha più vista, fa non deve portare le dita alla bocca. Allora lui scocciato fa ma perché devo prendere fuori la carta di credito, così dà la carta di credito, la signora, la dottoressa schifata con i guanti, tutto quello così, lo fa pagare. Poi mentre va fuori fa cazzo, non si può più fare quel cazzo che si pare al giorno d'oggi. Era seccato di brutto il vecchietto.
Grandissimo, con tutte quelle che ho passato nella mia vita, guarda te cosa mi tocca fare. Non posso neanche più leccarmi le dita che sono così saporite. Va bene, va bene. Tra un minuto torniamo per l'ultima parte di questa serata con Frankie Chili, ingegner Carlo Luzzi e Giulio Rangheri. Da Hyundai Fassina è finalmente arrivata la nuova i10. Vieni a scoprire le sue fantastiche motorizzazioni. È la piccola più accessoriata del mercato e approfitta dell'offerta lancio rate da 99 euro al mese. Da Fassina, in via Rona 15, in via Grassi 98 a Milano. Motostar presenta le fantastiche offerte di inizio stagione. Africa Twin, modello 2019, è l'ultimo esemplare rimasto, ragazzi, nuovo, ancora da immatricolare. Parliamo della DCT, quindi quella furba, senza frizione. Dovete solo dare del gran gas e non pensare ad altro. La moto in questa splendida livrea HRC viene offerta a un prezzo veramente interessante. 12.200 euro più immatricolazione, con 4 anni di garanzia Honda, qui da noi, Motostar, via Caterina Forlì, 24/2 Milano. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano, in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. La nostra officina è specializzata nei restauri di automobili d'epoca, perché la passione è la prima cosa che ci deve essere in un lavoro. Portateci e affidateci la vostra automobile, ne rimarrete soddisfatti, con il cuore da Gasi. Xilema studia, progetta e realizza da vari anni parti speciali per i settori racing e competizione, in collaborazione con i team più importanti. Valvole pop-off, dischi freno, distanziali, puleggia a regolazione variabile, leve freno a mano, dischi frizione, meccanismi rinforzati, airbox e paraurti in carbonio e compositi e molto molto altro. Le varie fasi di lavorazione sono eseguite totalmente in Italia, da personale altamente specializzato e con l'ausilio di apparecchiature di ultima generazione. Per maggiori informazioni visita il sito xilema-italia.com. Sono Luca, 9000 giri, da 32 anni siamo specializzati nell'ambito delle preparazioni autosportive. Siamo a Milano, in Viale Piceno 3. Da noi potete trovare qualunque cosa vi possa interessare che riguardi il potenziamento motore, l'assetto, l'impianto frenante, modifiche estetiche interne e modifiche estetiche esterne. Solo componenti di primissima qualità, le porcherie le lasciamo a casa. Qualunque cosa vi possa servire che riguarda appunto l'assetto, il motore, l'impianto frenante, non esitate a contattarci o direttamente al numero insieme impressione o visitando il nostro sito www.9000giri.it. Io sono sempre qua, vi aspetto. Golia Herbs ha le erbe dalla natura. Respira Golia. Messa da oltre 50 anni, punto di riferimento per il marchio Renault e Dacia in Monza e Brianza. Nel nuovissimo showroom troverai tutta la gamma Renault da visionare e anche provare con un test drive. Inoltre troverete anche tutta la gamma Dacia, sempre da visionare e soprattutto da provare. Nella nostra sede troverai una vastissima gamma di chilometri zero, aziendali e usato garantito. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Monza, Vimercate e la nuova sede di Merate. Siamo in onda, aspetta, adesso la ricominci questa. No, non puoi cavartela, che la stavi raccontando a Luzia a Giulio. No, adesso la riracconti. Io stavo leggendo i messaggi, ma con la coda dell'orecchio ti ascolta. L'unico che mi funziona è questo, non ce l'ho più. Questa ti sentivo. Riracconta, please. Vabbè, niente, ho cominciato un po' troppo presto, no? A 13 anni ho imbastito un motorino in officina, perché lavoravo in officina con mio zio. E l'ho imbastito prendendo pezzi di tutte le moto che c'erano e ho fatto un presa diretta e a 13 anni andavo con quello imbastito. Imbastito come le sarte, va bene, vai. Avevo un fanale grosso così, con un elastico creato da delle camere d'aria e sotto tutte le candele
praticamente attorno al fanale c'avevo tutte le candele, perché scoppiava sempre la candela in sto motorino. Allora tutte le candele che dovevo pulire dal carboncino e via. Ragazzi, la storia... Sto così perché ci avevi le lacrime agli occhi da andare. Cioè, senti... Appunto, dopo a 16 anni rubavo dal garage la moto di mio fratello, l'Honda 3,5 4 col 4 in 1, e testa abbassata così, e poi dopo senza casco andavo in officina da mio zio, che c'erano 8 chilometri, ci sono 8 chilometri da casa mia a casa sua, e la pista era come Assen, praticamente un flat. Non ha detto la strada, ha detto la pista. La pista, io non sono in pista. Lapsus freudiano. Era un gran rettilineo prima di 3 chilometri, poi dopo Assen, tutto aperto, vedevi, quindi non c'erano macchine che venivano contro. Io usavo tutta la pista, tutta la strada. Dovevo accordarle. E fatto che ero senza casco, io a 170 all'ora avevo dei lacrimoni che mi sembrava un cinese. Ma vi rendete conto cosa, attraverso cosa siamo passati? Cioè, abbiamo veramente rischiato in ogni se mi faceva la firma per correre a 18 anni di vendere tutte le moto. Avevo anche un Buccaneer 125, l'Ital Jet, non so se ve lo ricordate. Motore Yamaha. Esatto, e così ho fatto. Quando ho cominciato a correre, ho solo usato moto da corsa. Devo ringraziare Claudio Castiglione ancora una volta, che quando ho vinto il campionato italiano nel 90 mi ha regalato un Ducati Paso 907 iniezione elettronica, che ancora custodisco, che mio zio ha rimesso tutto a posto. Così io ci ho fatto 1500 chilometri in 5 anni, però perché era una promessa che avevo fatto a mia mamma di non usarla più. Andai l'unica volta che sono andato alla Futa, che io abito qua a Castenaso, ai piedi della Futa praticamente, ci andai nel 94, il giorno che è morto Ayrton Senna. Quando l'ho visto in terra così, ho preso la moto, ho detto non andavo in moto per la strada, andiamo alla Futa, e non ero mai stato alla Futa. Io, mia moglie, incinta di 5 mesi, siamo andati alla Futa. E poi niente, dopo quando sono stato su mi hanno riconosciuto e aspettavano tutti che partissi per darmi dietro, no? Per mettersi in competizione. Io dicevo no, non ne voglio. La moglie incinta anche. Sono partito subito 2 o 3, tac, mi hanno passato 2 curve cieche contro mano. Dite, poi dite che siete morti e allora ve le cercate, no? Cioè, per la strada devi rispettare quello che sono le tue corsie, a meno che non vedi, no? Cioè, come facevo io, vedevo la strada tutta libera, quindi la usavo tutta. E poi, certo. E poi niente, tutta questa gente qua che pensa di andare forte con la moto, li prendi in pista, usano la metà della pista, mentre per la strada la usano tutta e cieca. Però non si parte. Ok, 2 messaggi, poi ti lascio a Giulio e a Carlo, e mi ha fatto morire da ridere Lucky Jack, che ha scritto sulla chat del canale YouTube: grande Bob, bel format e super ospiti, Sky te lo suca, letteralmente, bellissimo. E infatti Emanuele Mattioli dice: Sky te lo suca, è poesia. Per cui, fantastici i nostri amici sulla chat. Giulio, vai tu a Pier, che poi dobbiamo lasciarlo andare a letto. Sì, io ho una curiosità che vorrei farmi togliere da Frankie. Tu in 500 andavi forte, hai avuto una carriera che a un certo punto era assolutamente parallela a quella di Doohan, in prova lì, in gara lì. Il passaggio poi alla Superbike è stata una fortuna, perché la Superbike ti ha dato tantissimo, o ti ha tolto qualcosa perché in 500 potevi essere un protagonista? Allora, diciamo che io sono passato dall'europeo, vincere l'europeo 125 contro Casoglio e al mondiale 500 con la Suzuki del team Gallina, team di grande rispetto, ma purtroppo la moto era un po' vecchia, facendo le analisi a freddo. A me non interessava quel momento. Io, come dissi con Gallina quando mi fece provare, che andò fino in Australia per cercare un nuovo Freddy Spencer nei circuiti australiani,
io chiesi, dopo aver vinto l'Europeo, alla federazione di pagarmi il biglietto aereo per andare giù a provare, perché Gallina aveva detto: se ti paghi il viaggio, dopo giù sei mio ospite, intanto provi qualcosa. Io facevo tutti i circuiti e che dove correva la Swan Series, dove correva questo elemento che doveva essere il nuovo Spencer, e io, senza conoscere né 500 né circuiti, e girando da solo, perché gli altri giravano nei giorni successivi a quando io facevo le prove da solo, giravo un secondo più forte di questo elemento. Allora, dopo 3 Gran Premi, Gallina ha detto: cazzo, siamo venuti fino in Australia a cercare uno che vada, ce l'abbiamo a casa. Siamo tornati a casa e mi ha invitato a Spezia, e io gli ho detto: guarda, tutto quello che voglio fare io è esperienza in 500. E perché per me era il target d'arrivo. Io in camera avevo i poster di Virginio Ferrari, di Marco Lucchinelli, di Kenny Roberts, di Freddy Spencer, di Barry Sheen. Questo era il mio target di vita, e quindi dovevo andare a combattere contro questi. Poi è successo che niente, ho raccolto, come dicevi tu, ho raccolto secondo me meno di quello che potevo raccogliere, perché o per un motivo o per l'altro, nell'89 ad esempio, che la moto mi si addiceva molto, avevamo le gomme Pirelli e parecchie gare le abbiamo dovute, diciamo, lasciare lì perché la gomma non era competitiva. Mi ricordo Peter Ingley, che era un ingegnere della Pirelli allora, ad Assen, dopo avermi visto lottare con Reini, Swans e Lawson, a fine gara è arrivato, a me mancava metà battistrada nella gomma posteriore, e lui ha detto: oggi se avevi una gomma vincevi la gara. Cazzo, ho detto: senti, a che le fai? Fai qualcosa. Non hai voglia di quel nome lì, quel nome che non hai detto, ci chiedono se puoi dirlo. Chi era quel pilota? Quel pilota lì, il nuovo Spencer? Si chiamava. Se, guarda, è talmente di secondo livello che. Bene, non era. Gianluca aveva chiesto appunto se potevamo dire chi era il pilota. No, però non mi ricordo esattamente. No, non ce l'ho in mente. Magari ti viene. Carlo. Non l'ho proprio cagato, hai capito? Sono andato là, ho fatto la mia strada. Carlo, tu in quel momento, quando lui ha iniziato... No, aspetta, no, 90... Quando è che sei passato dalla 500 alla Superbike, Frankie? Aspetta, no, io sono passato... dopo nel 90 andavo forte ed ero col team Rossé. Però sì. Mi succedeva di tutto. Gardner mi ha preso contro alla prima curva a Misano e... mi è successo di tutto quell'anno lì. Allora, dopo sono andato in 2.5... Poi sono stato compagno di squadra di Biaggi nel 92, e il buon Carlo Pernat fece prima il contratto a Biaggi con Valesi, prima di preoccuparsi di me, che ero già stato un anno da lui, stette a sentire Pernat. Con Pernat ho sempre avuto un rapportino un po' difficile, no? Però non glielo mai mandate a dire, e lui lo sa. E quindi domani sera invita anche Pernat, che così cos'è ad esempio la cosa che non gli hai mandato a dire? Ce ne puoi dire una che non gli hai mandato a dire? No, l'ho mandato più di una volta a spendere, no? Perché lui prometteva la moto ufficiale a tutti, e poi dopo alla fine te incontravi uno per il paddock: oh, il prossimo anno sono in Aprilia, come, anche te? No. Ma era il suo mestiere, no? Io l'ho sempre chiamato, lui si chiama PR, Public Relation, io l'ho sempre chiamato puttana irreversibile. Reversibile o irreversibile? Reversibile. PR, puttana irreversibile. E allora, dopo il 90 andavo forte, 91 2.5, 92 2.5, 93 sono stato quello che ha portato qua Tetsuya Arada, perché al contrario di come fanno tanti altri piloti che si preoccupano di essere il primo pilota della squadra, io ho visto questo ragazzino che mi bastonava in tutte le maniere nel circuito Yamaha, ho detto: ci farebbe comodo averlo per portare più avanti possibile anche la mia crescita con questa moto.
e l'ho portato qua e praticamente ha vinto il mondiale. E ho cercato di aiutarlo, visto che io non ero in grado di andare forte quanto andava forte lui, e lui alla fine mi ha ringraziato dicendomi che aveva vinto il mondiale perché c'ero io con lui, e io gli ho detto: no, te hai vinto perché gli dai tanto gas. Era 20 kg in meno di me, faceva meno fatica a guidare, insomma c'erano delle situazioni. Siamo sempre rimasti molto attaccati. Il 94 è fallito il team, sono rimasto a piedi. Il 95 sono tornato a correre. Dopo che sono riuscito a vincere nel 95 una gara di superbike, per il 96 mi proponevano di tornare a correre in due e mezzo, quelli della MotoGP. Non ti dico chi, perché è un personaggio alto adesso dell'organizzazione. E io gli dissi: guarda, ce l'hai una moto che dà 2 secondi al secondo? Se ce l'hai, vengo. Se no, devi essere preso per il culo un'altra volta, io sto bene in superbike. E così ho fatto. Ok, allora ci regali ancora 10 minuti perché devo fare il break, ma Giulio e Carlo hanno ancora l'ultima domanda da farti, dai. Dì alla suora di aspettare un attimo a passare con le lenzuola nuove, dai. Aspetta. 10 minuti, dai, 10 minuti, torniamo subito. Dai, 10 minuti, 5 minuti. Ok, torniamo subito. Finalmente arrivano da Fassina le Fiat Panda Hybrid e le Fiat 500 Hybrid con il nuovo motore Firefly 1000 3 cilindri abbinato ad un propulsore elettrico. 70 cavalli di potenza, risparmi fino al 30% sul consumo di carburante e addio ai blocchi sulla circolazione. Prezzi da 10.900 euro, cosa aspetti? Scopri Panda Hybrid e 500 Hybrid da Fassina. Action Vigorsol, keep it fresh. Scopri la nuova limited edition. Puoi vincere 3 mesi di Spotify Premium ogni 15 minuti. In moto sì, ma in tutta sicurezza, con l'abbigliamento e gli accessori giusti. In ogni occasione, nello store Pogliani troverai un assortimento incredibile di caschi delle migliori marche del mercato, l'abbigliamento tecnico per la pista e per il turismo, giacche e giubbini da uomo e da donna per viaggiare in stile e sicurezza. E poi scarpe, stivali e caschi, accessori di abbigliamento anche per i bambini. E ricordati, nello store Pogliani sarai seguito solo da personale altamente qualificato che saprà sempre consigliarti al meglio, perché quando si parla di sicurezza, l'esperienza vale più di tutto il resto. Scopri le promozioni e gli sconti sul web pogliani.com o vieni a trovarci in Viale Casiraghi 427 a Sesto San Giovanni. La più vasta gamma di vetture usate Jaguar e Land Rover la trovi solo da JB Cars a Monza. Con la garanzia Proof della tua Jaguar o Land Rover usata avrà sostenuto 165 controlli da tecnici specializzati. Potrai contare sempre sul servizio di vettura sostitutiva e sul soccorso stradale in tutta Europa. E poi 24 mesi di garanzia, anzi solo per i nostri spettatori 36 mesi di garanzia sulle vetture approved. Non perdere questa straordinaria occasione. Scegli la tua nuova Jaguar o Land Rover usata da JB Cars a Monza, numeri uno per passione. La solita buca nell'asfalto? Tua moglie non ha visto il marciapiede? Il tuo cerchione sembra un calzino sbiadito? Rigenera Ruote Milano ridà vita a qualsiasi tipo di cerchione danneggiato con le migliori tecniche mondiali di riparazione e lavorazione. Verniciatura a polvere, diamantatura, rettifica, lavorazioni speciali su auto, moto, auto d'epoca, da competizione e anche camion. Qualsiasi sia la tua esigenza, Rigenera Ruote Milano la soddisferà, lasciandoti senza fiato. Non basta che siano rotonde, le ruote sono fondamentali per una guida sicura. Affidale a Rigenera Ruote Milano, maestri di professione. Da Svezia Car sono disponibili le ultime Volvo XC40 spettacolare SUV compatto in pronta consegna con motori benzina e diesel, che sono anche immatricolabili autocarro N1, sia con cambio manuale che automatico nelle colorazioni più belle e in tutti gli allestimenti. Vola da Svezia Car prima che le ultime XC40 finiscano. Svezia Car è in via Kulishov 6 a Milano.
hai una Jeep, questo è il tuo paradiso. 4-Wheel Drive Italia. Trovi pneumatici off-road di tutte le marche principali, abbigliamento e gadget ufficiali Jeep, prodotti su misura come alberi di trasmissione a doppia crociera e distanziali o paraurti heavy duty, omologabili di produzione italiana e di altissima qualità. Servizio tagliandi, modifiche, preparazione ed assistenza tecnica presso le officine di 4-Wheel Drive Italia a Milano e a Roma. Aggiungi solo la tua Jeep, a tutto il resto pensa a 4-Wheel Drive Italia. Just let the sun ring in the morning. Golia Herbs ha le erbe dalla natura. Respira Golia. Eccoci qua, credo Nicola, adesso poi controllo se è lui, ha girato il link di quella doppio eyesight, adesso cerco di farvelo vedere, poi andate a vedervelo voi con calma, si vede qualcosa? Sì? Sì? Si vede, sì? Sì. Allora, dove eravate, Franky? Eravamo al Nürburgring, nel 1990, secondo giro, qui c'è Swans in testa, fa una linea diversa da me e Duan, e adesso noi finiamo sul, praticamente, stai a vedere adesso, tieni lì. Adesso mi alzo, vado a prendere con una spalla lussata, prendo il serbatoio e lo voglio riattaccare alla moto, guarda, Fantastico. Guarda, voglio montare la moto per ripartire. Oh, quando mi parte la scheggia mi parte. Un gigante, altro che il ditino lì, fantastico. Poi se lo vanno a vedere con calma gli amici. Sì, a Nicola, la Valdobbiade, grazie Nick. So che c'erano delle domande da parte di Giulio e di Carlo. Chi parte? Carlo, dai. Tu, se non erro, hai avuto per qualche anno la tre cilindri. Un anno. Poi sei passato al quattro cilindri. Sì. Il tre cilindri. Cos'era la cosa che ti ha colpito di più, passando da una moto all'altra? Allora, il tre cilindri era una moto molto facile. Poca potenza, però abbastanza facile. Quando sono passato sul quattro cilindri, ho fatto un errore mentale. Pensavo che con tre di aver fatto molto bene nel campionato con qualche podio, con quattro spaccavo il culo a tutti e mi sono spaccato il culo da solo. Nel senso che non ho fatto risultati, era una moto ignorante da guidare, molto scorbutica, e fino a che non è arrivato l'Osolo in onda. Nell'89 è arrivato l'Osolo in onda e ha fatto una moto molto... adatta alle mie esigenze. Perché male, sei bloccato? Mi sono bloccato? Mi senti? Io vi sento, non so se Filippo regia è tutto ok, dammi tu l'ok Phil, perché io vi vedevo fermi, non sentivo più niente. Allora, la moto dell'88 era molto aggressiva, molto ignorante da guidare. Nell'89 invece la moto, quando è arrivato l'Ozone in onda, e la moto era molto più guidabile e adatta a quelle che erano le mie caratteristiche, una guida pulita, hai capito? Mentre prima la moto era più adatta a una guida come Wayne Gardner, che non era molto, diciamo, tecnico, hai capito? Sulla messa a punto. 90 maggior ragione, però 89 avevo questo gap di gomme. E nel 90, che avevo le gomme giuste, abbastanza giuste, che erano le Michelin, perché l'evoluzione ce l'aveva Duan, perché era del team ufficiale, e io dovevo sempre battagliare nelle prove per cercare di guadagnarmi la pagnotta, no? Cioè se mi davano una gomma per la gara. Però nel 90 la moto mi piaceva tantissimo, e come dicevo prima con Giulio, non ho raccolto quello che avrei potuto raccogliere, e non voglio dare la colpa a nessuno, sono state scelte, non recrimino niente. L'anno dopo per me era una storia nuova e dovevo andare avanti con quello che avevo, che fosse 2,5, 125 o 500. La maggior soddisfazione che ho avuto, ma che non ho completato
come avrei voluto, è stato Mugello 95 col Cagiva. Lì è partito tutto da una telefonata scherzo con Claudio Castiglioni. Ho detto: ma scusa, adesso che sono con la Ducati, perché non mi fai fare la wild card al Mugello? Le moto erano ferme in garage da fine stagione 94. E lui mi ha detto: che cazzo stai dicendo? Ho detto: mi piacerebbe fare la gara. Guarda che se decidi di fare la gara ci avrai tutto nuovo. Ho detto: Claudio, prima me la fai provare. E due domeniche prima sono andato al Mugello, c'era il Motoclub Firenze che aveva la gara, e ho girato un'ora, gli ho chiesto un'ora tra il mezzogiorno e l'una, quando dovevano fermarsi tutti. Ho girato un'ora, ho fatto un tempo più piano di quello che avevo girato col due e mezzo, leggermente più piano, però ho detto, arrivavo in fondo al rettilineo, frenavo e mi vibrava anche il casco, perché c'erano i freni in carbonio che erano balizzati, quindi non vedevo la pista. Se mettiamo a posto un po' le cose, secondo me posso fare anche bene, perché come ciclistica mi piace, motore vedrai che mi mettono a mio agio, ed è stata una soddisfazione enorme. Proprio mi viene la pelle d'oca tutte le volte che vedo quella tuta lì che ho in mezzo giù nel garage, e tutte le volte che la racconto. Faccio le prove, ero secondo fino a 10 minuti dalla fine, primo Don, secondo io. Atterra l'elicottero dei Castiglioni prima delle prove, e subito è arrivato Agostini nel box, no? Che Agostini aveva, mi sembra, il team 2.5 forse con Api Sivola, che c'era Gasoglio forse nel 95. Allora arriva subito perché ha visto arrivare i Castiglioni e dice: uè Chili, bisogna vincere, dai, bisogna dare. Io gli ho detto, proprio perché andava culo col mondo, gli ho detto: Ago, dove sei stato fino adesso? Sono là davanti, assolutamente sì. Allora, secondo fino a 10 minuti dalla fine, poi dà una spruzzata d'acqua, no? Il cielo. E dico, boh, grana grossa, Mugello, non c'è problema. È tornato subito il sole, gli dico con i meccanici, gomme nuove. E loro mi cambiano le gomme, sto per mettere il casco, Gianfranco Castiglioni mi dice: dove stai andando? Vado a provare a fare la pull, perché giro forte di passo e vado a provare a darci un po' più gas prima. Lui mi ha fatto chiudere la Clerc, non mi ha fatto uscire, e quindi mi è rimasto qua quell'uscita che probabilmente avrei potuto fare la pull. Però dopo in gara volevo assolutamente, ero terzo in partenza, e pronti via, con la frizione non sono riuscito ad andare via bene, una frizione un po' così che probabilmente ho provato poche partenze con quella frizione lì. Arrivo, ero decimo e volevo recuperare subito, sono arrivato alla fine del secondo giro in fondo alla San Donato, ho staccato dopo, ma dopo, ero già passato la curva. Sono andato dritto, sono steso, ho ritirato su e poi sono ritornato in pista e via marciare. A 2-3 giri dalla fine ho preso Cadalora che aveva l'Honda 500, l'ho passato e ho fatto decimo, perché malgrado tutto battevo un bel passo lo stesso. E alla fine della gara ho incontrato Luca e gli ho detto: ascolta Luca, se ti ho preso dopo essere caduto, è ora che smetti. Sai Luca, tutto non ti ha fatto un dito così, non ti ha fatto così col dito. Hai voluto fare quello che ha fatto Belis quando ha vinto il mondiale Superbike e dopo è andato a Valencia e ha cacciato la paga a tutti, perché ci deve essere rispetto da parte di quelli che dicono che la Superbike è una serie B. Tu devi mettere in condizioni paritetiche le persone, sia il pilota sia di Superbike che di MotoGP, poi lo andiamo a valutare. Sei d'accordo, Carlo, con questa affermazione di Franky? Assolutamente. Io ho fatto 2 anni in Superbike e sinceramente non l'ho mai considerata una serie minore. Anzi, l'ho sempre trovata, soprattutto per quelli come me della parte tecnica, una palestra fantastica, perché avevi la possibilità di metterti in gioco direttamente, di provare molte più cose, di disegnare anche delle parti magari che...
quando poi arrivi a una squadra ufficiale, fai la tua, il tuo angolino piccolino e sei confinato dentro lì. Ma poi è proprio lo spirito della Superbike che la rende diversa dalla MotoGP, perché non è un prototipo. Anche la Pirelli stessa vuole correre con pneumatici che sono con delle carcasse di derivazione stradale, e questo gioco forza cambia tutto di questo sport. Ma non penso assolutamente che sia una classe inferiore. Operazione detta da te è un grande onore. Bene, Giulio, lasciamo andare Franky, o vuoi chiedergli qualcosa sui suoi avversari del passato? E adesso mi è passato la sonno, non mi potete far andare a dormire. Adesso fate le sei le... Guarda, una cosa gliela volevo chiedere, ma come dire, per non infuocarlo del tutto, non sugli avversari ma sulle moto, perché Franky ha guidato dall'MBA 125 all'NSR 500, Superbike due acquisizioni di Ducati che si sono susseguite. Volevo sapere per lui qual è la moto da corsa più bella, quella con cui ha avuto il maggior piacere di guida. Allora, negli anni che ho passato c'è sempre stata un'evoluzione, no? Per me l'MBA 125 dell'84 era una moto eccezionale, facevo dei numeri con quella lì eccezionali. Poi dopo, per ritrovare le stesse sensazioni, sono dovuto andare più in su, cioè ti dico, l'Honda 90 era una gran moto. L'Aprilia 2,5-92, avevo un feeling con quella moto veramente esagerato. Poi siamo passati alla Ducati, moto più fisica, mi piaceva molto. Non mi è piaciuto per niente il 999, e penso di averglielo fatto capire. Penso che avevo fatto il 998 col motore 999, che poi era la FIS che loro usavano due anni prima con Bayliss, e in Inghilterra venne fuori un giornale con scritto la 998.5, quindi commercialmente parlando era un danno della Madonna, hai capito? E poi Suzuki, quando l'ho messa a posto insieme al Moro, 99-2000 era una gran moto, 2001 no. E Ducati di nuovo 2004, quando ho fatto quell'ibrido, così sono state moto che mi hanno lasciato. Kajiva 500 in unica gara al 95 sono quelle che mi hanno dato l'emozione della guida, hai capito? Non era la moto che mi portava in giro, ero io che portavo in giro la moto. Negli anni queste evoluzioni, quindi non ce n'è stata una su tutte, ma nelle evoluzioni ci sono state queste 5-6 moto che mi hanno dato veramente delle grandi soddisfazioni. Ok, io volevo solo sapere tra gli avversari qual è quello, se ce n'era uno, e qui mi rifaccio una domanda di un ascoltatore, adesso purtroppo sono tanti, non mi ricordo più chi l'ha fatta un po' di tempo fa, però mi ha chiesto se ce n'era uno che non ti faceva dormire, per cui anch'io vorrei che tu mi dicessi qual è stato l'avversario che hai sofferto di più, a prescindere dalla categoria, e se avresti mai varcato le soglie delle road races, nel senso che Fogarty e forse altri che hanno corso contro di te si sono cimentati anche vincendo il Tourist Trophy. L'avresti mai fatto? Ci hai mai pensato? No, me l'hanno chiesto. Me lo chiede anche Davide Maglio, scusami, perché se gli amici che coinvolti nella chat sulla web, su YouTube, vai. Me l'hanno chiesto in data avanti e abbiamo pattuito che andavo là a dare il via alla corsa degli altri. E basta, per cui va bene, chiaro. Nel senso che o lo affronti veramente con una mentalità, sai, essendo un pilota io che non mi tiro mai indietro e andando sempre al 110%, ho finito la metà delle gare che ho fatto, a Tourist Trophy non puoi permetterti di sbagliare. No. Allora, o vai
e come fece Agostini ai suoi tempi, per un mese tutti i giorni si faceva il circuito del Turistrofi, e allora dopo sai come affrontare questo tipo di gara, oppure non puoi scherzare con questa gara. E la rispetto perché è un evento veramente importante. Io sono andato su due volte per media e per dare il via per queste cose. La rispetto perché ha un seguito enorme, e quindi la gente che guarda questa gara, la gente che va a vedere questa gara è veramente appassionata. Mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo. Mi sentite? Sì. Ah, perché mi è sparito tutto. E poi per quanto riguarda il pilota che non mi fa dormire, che non mi ha fatto dormire, ero più io che, se non avevo fatto i compiti bene durante le prove, ero nervoso e facevo fatica ad affrontare il pronti via. Poi una volta partiti tutto veniva da solo. Ho corso contro persone, bravi piloti secondo me, te ne elenco due o tre: Schwanz, Reni, Lawson, Gardner, Robina, Duan, bravi piloti secondo me, prova così. Io avrei voluto essere in squadra con Eddie Lawson per imparare ancora qualcosa, perché lo reputo il professore, quindi per me era veramente molto bravo. Chi lo conosce meglio mi dice che era un gran pezzo di merda, invece per me tecnicamente valeva tanto. E poi dopo in avversari in 250 va bene, Cadalora, Bradel, Reggiani, Cardus, vabbè, tutti i nomi che magari sono di secondo livello rispetto a quelli di prima. In Superbike ho vissuto un periodo con Fogarty, Slight, Edwards, Scott Russell, Gobert, Corser, cioè ce n'era un po' di tutti i generi. Non mi sono spaventato, anche quando avevo Corser in squadra, non mi sono mai spaventato né di averlo in squadra, né non temevo mai il mio compagno di squadra. Io dovevo fare il mio dovere e andare avanti per la mia strada. È arrivata mia moglie in camera, però stai più... Facci vedere, lascia accesa la telecamera, dai, facci vedere, stasera via i piedi del letto, vai, c'è nascosta, no, che sei l'unica cosa bella che abbiamo visto questa sera, vabbè, fa niente, dai, non si vuole far vedere. No, è arrivata perché nel 98 mi dice sempre che io ho perso il mondiale, allora insieme ai miei ragazzi e ai miei figli gli abbiamo organizzato la festa una sera e l'abbiamo fatta campione del mondo del 98. Sono andato il trofeo, ho preso un trofeo e loro hanno messo sul lino nazionale la bandiera, tutto quanto, e l'abbiamo premiata, ha vinto lei il 98. Va bene, allora vi saluto, non prima di aver dato lettura di questo messaggio di Giorgio da Bergamo. Gli amici di Bergamo, ragazzi, sono nei nostri pensieri veramente quotidiani, anche se stanno vivendo un incubo come noi, ma loro ancora di più. Giorgio ci ha scritto: ci avete dato un'ora di evasione fuori dall'incubo che purtroppo sta continuando, e speriamo, Giorgio, che cominci a diminuire questa maledizione. Un grande saluto a Frankie, che ho avuto il privilegio di conoscere e apprezzare a fine giornata nei tuoi bagni a Misano, anzi nei bagni Romina, che è lì in fondo. Ciao. Al letto, meglio, persona deliziosa e semplice. Arrivederci Giorgio, grazie anche a tutti gli altri amici che sono ancora collegati adesso, veramente siamo straordinariamente affezionati alla vostra presenza, per cui domani sera saremo ancora in onda, un'oretta dalla cameretta, parleremo un po' più di Formula 1 domani sera con Paolo Ciccarone, che ha delle novità chiaramente di carattere politico-economico, ma sempre comunque importanti. Dovremmo riuscire anche a collegare, a grande richiesta, Gianni Giudici, che è un po' che è isolato, poverino. Potete immaginarvi, è da un mese che è isolato Gianni Giudici, che cosa voglia di dire. Per cui domani ho promesso che lo aiuto a scaricare Skype, e se lo aiuto io, che non ci capisco una minchia, potete immaginare. Però domani sera ci saremo. Però non sono più in gruppo. Cosa, Frankie?
Allora non sono il più invornito, anche te hai dei problemi con internet. Io sono peggio in assoluto di tutti. Io occhio. E allora domani sera però ci collegheremo dalle 20, intanto ho spaccato il telefono, ma fa niente perché i miei amici della parola ai tifosi, milanisti e interisti, stanno preparando una puntata storica con una due maglietta. Grandi. C'è una maglietta che mi hanno regalato. Dio un giorno inventò il calcio, lo diede all'Inter e disse: vallo a insegnare al mondo. Ah, domani gliela dico questa qua, ai tifosi dell'Inter, ai miei amici, per iniziare alle 20 per una puntata così un po' storica sui grandi personaggi, uno Milan e uno Inter, sempre con la simpatia, no, con cui trattiamo gli argomenti sportivi, e poi dalle 21 invece ci colleghiamo con un'oretta dalla cameretta per parlare appunto di motori. Non solo, dovremmo avere anche Simon Polini per un aggiornamento da quella zona, insomma cerchiamo di dare un contributo globale al nostro mondo, che è quello della passione dei motori. E poi tra giovedì e venerdì, Carlo Luzzi, mi confermi che ci sarà l'altra puntata con te e con Manuel Pessino, alla quale invitiamo anche Giulio sin d'ora, se ha piacere di partecipare. Ci certo, sei, certo. Bene, per cui vi sapremo dire, perché Carlo, perdonaci, ma stiamo attendendo ancora Maverick Vinales che dica Manuel in che giorno si può collegare, per cui sulla base di quello ti spostiamo, perché sai che è così, capisci? Ubi Maior. Sto scherzando, volevo vedere se ti arrabbiavi. No, vi faremo sapere gli appuntamenti, però ci siamo sia domani sera, mercoledì, giovedì e venerdì. Adesso lasciamo Pierfrancesco nelle mani, perché Romina deve cambiargli le lenzuola, deve fargli la patatina schiacciata col latte perché deve essere morbida, perché non c'hai più i denti, giusto? Il tè caldo, però non troppo caldo, che sennò ti brucia tutto lo stomacchino. Fammi una cortesia, domani torni in farmacia lì a Castenaso col vecchietto, vedi se ci devo tornare, guarda che ci devo fargli il filmato al vecchietto, perché secondo me lo fa anche domani di leccarsi le dita. E questa qua, se la filmavo oggi, questa qua spopolava. Sì, devi farlo, ormai funziona così. Allora, grazie ancora Giulio, grazie a tutti, grazie a tutti. Ti vogliamo tanto bene e spero che possiate venire tutti a trovarmi in spiaggia, compreso anche tutti i tifosi. Assolutamente sì, altrimenti ci colleghiamo ancora così con Skype, vedi che ormai dobbiamo abituarci anche a delle emergenze di questo tipo. Ragazzi, dopo la pubblicità, Filippo, che è lì in regia in cucina da lui mentre si sta facendo sicuramente un piatto di spaghetti, ha montato una gara degli Stadium Super Trucks che vi invito a vedere da Costa Mesa in California. Se ne sono date di tutti i colori, date e fatte di tutti i colori, per cui state lì dopo la pubblicità. Mentre Franky si fa fare il bordino, noi ci guardiamo sta garetta. Grazie mille e a domani sera. Ciao Giulio, ciao Carlo, ciao Franky, un bacione a tutti. Ciao Filippo, grazie. Ciao, buonanotte. Ciao. Buona serata. Ciao. Poi. Da Hyundai Fassina è finalmente arrivata la nuova i10. Vieni a scoprire le sue fantastiche motorizzazioni. È la piccola più accessoriata del mercato e approfitta dell'offerta lancio rate da 99 euro al mese. Da Fassina, in via Rona 15, in via Grassi 98 a Milano. Vamag, tecniche di collaudo, presenta la grande novità 2019, l'accettazione dinamica by Vamag, il sistema di ispezione ed accettazione del veicolo One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di 2 minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, consentendo di controllare ogni auto, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. L'accettazione dinamica è disponibile in più configurazioni per adattarsi alla tua azienda. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza.